Agrigento ha debuttato con successo con il percorso Chiaramontano, il progetto della metropolitana urbana pedonale, finalizzato a valorizzare il contesto urbano e aiutare le persone a migliorare il proprio stato di salute attraverso l'esercizio fisico. L'iniziativa, intitolata Muovi AG, promossa dal gruppo Agrigento 2030, che è rintracciabile su Facebook e condivisa da Confcommercio, intende contribuire alla formazione storico-culturale di cittadini consapevoli ed informati. È stato dunque un itinerario pedonale urbano alla scoperta e per la valorizzazione del centro storico. Abbiamo voluto con questa manifestazione, con questa metropolitana pedonale urbana Muovi AG, risvegliare un po' quello che è il senso civico degli agrigentini e soprattutto Agrigento, far capire che Agrigento è un sogno e quindi deve continuare a essere un sogno per i cittadini di Agrigento. Una tappa, quella della linea Cremontana che stiamo facendo oggi, ma che naturalmente non sarà la sola, ce ne saranno altre quattro che comunicheremo sulla nostra pagina Facebook Agrigento 2030, quindi dalla prossima, per chi non è riuscito a venire ora, non sapete cosa vi siete persi. Quello che noi stiamo sentendo da chi sta partecipando a questa manifestazione è il fatto che le strade che gli abbiamo fatto fare materialmente non sono conosciute da gran parte degli agrigentini, quindi magari anche il fatto di risvegliare un interesse per il centro storico di Agrigento potrebbe anche portare qualcuno a fare ulteriori investimenti sulla città e quindi sul centro storico. C'è tantissima partecipazione da parte di gente che soggiorna in questo periodo in città, abbiamo invitato anche infatti i proprietari dei B&B e le strutture turistiche a diffondere il comunicato dell'evento e hanno aderito con molto entusiasmo. Ci sono cinesi, inglesi, spagnoli e questo a noi fa molto piacere, perché se fai conoscere la città non solo agli agrigentini ma anche a dei turisti, abbiamo realizzato una doppia finalità culturale, diciamo. Stasera faremo vedere anche una piccola sorpresa, la Porta di Mare, che materialmente non è molto fruibile, e da stasera, con un piccolo intervento che è stato fatto proprio lì sulla zona, la faremo vedere da un punto di vista diverso, quindi per la prossima vi aspettiamo tutti. Siamo molto soddisfatti, l'evento è riuscito benissimo, basta guardare il numero delle persone che stanno partecipando. E dobbiamo ringraziare la diocesi agrigentina, che ci ha dato una mano grandissima nell'aprire alcuni beni di interesse culturale come il chiostro di San Giorgio, e il gruppo dei ragazzi del centro storico di Agrigento, che da diverso tempo si occupano appunto di valorizzare e portare l'attenzione qui nel centro storico di Agrigento. E inoltre dobbiamo ringraziare lo Strutto di Sant'Anna, che come il nostro sponsor ci ha aiutato nel ristorare poi i partecipanti alla fine del percorso.